tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Federica e oggi siamo in un nuovo episodio del mio podcast Ve ne parlo da amica. È una serie di video in cui parlo di argomenti scomodi e li affronto nel modo più aperto e sincero possibile. Oggi siamo in compagnia di mia mamma. Ciao a tutti. Si chiama Viviana e oggi parleremo di un argomento che secondo me vi interesserà moltissimo, ovvero intervisterò mia mamma, le farò delle domande circa come i genitori dovrebbero approcciarsi al fatto che i figli scelgono di studiare danza, di fare questo percorso di studiare danza classica per poter diventare dei professionisti. Perché, per chi ancora non lo sapesse, io a 15 anni mi sono trasferita da Palermo a Milano per studiare all'Accademia del Teatro alla Scala e mi sono diplomata e adesso lavoro come ballerina professionista a Praga con Czech National Ballet. Quindi mia mamma oggi risponderà delle domande che riguardano appunto come i genitori dovrebbero supportare i figli in questo percorso. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e sfruttatemi con un pollice in su. Sei pronta? Ok, è la prima volta che si mostra su questo canale, siamo entrambe molto emozionate. Per chiedermi tutto, quindi vabbè. Però siamo sicure che questo video sarà molto interessante per sia i ragazzi che vogliono fare i ballerini, sia per i genitori. Partiamo subito, quando mi hai iscritta a danza, pensavi che sei arrivata a questo punto? Allora, no, quando ti ho scritto a danza l'obiettivo, credo che l'abbia detto anche tu tante volte, era semplicemente quello di farti fare un po' di movimento, tant'è che ho scelto una scuola di danza proprio anche vicino a casa per evitare di allontanarmi tanto da casa, quindi no, non pensavo assolutamente. Non pensavo e neanche lo speravo, perché non era assolutamente uno dei miei obiettivi per il tuo futuro, questo assolutamente, lo dico sinceramente. Conoscevi il mondo della danza prima? Perché molte ballerine sono figlie di ex ballerine. Tu conoscevi il mondo della danza? No, non conoscevo il mondo della danza, le sue dinamiche, semplicemente come molti appunto apprezzavo balletti, quelli famosi, insomma la famosa Carla Fracci, balletti più importanti, però non più di tanto, non avevo idea di come fosse strutturato tutto. E non sapevo neanche che iscrivendomi a danza, cioè che non fosse un'attività che poteva portare in futuro a diventare una professione, cioè era una cosa della quale no. Non si sapeva nulla. Che cosa hai pensato quando sono entrata in Accademia alla Scala? Allora, non ho mai nascosto un timore proprio profondo, perché nonostante tu avessi già 15 anni e ci sono anche bambine più piccole che iniziano questo percorso, comunque temevo che tu non potessi continuare i tuoi studi, e quello ho sempre tenuto tanto, d'altronde ci hai tenuto tanto anche tu, e quindi il mio timore più grande era questo, oltre chiaramente alla distanza. Poi però nel momento in cui ci siamo organizzati per poterti fare continuare il tuo liceo classico, chiaramente questi miei timori si sono dissolti e sei riuscita a portare avanti veramente con tenacia e serietà, impegno e passione, tutte e due questi impegni, sia la danza che lo studio. Sì, ho fatto un video in cui parlo nello specifico del modo in cui ho fatto il liceo, quindi da privatista, ve lo lascio qui se volete guardarlo. Che cosa consigli ai genitori che devono mandare i figli a studiare danza in accademie lontane da casa? Allora, intanto non consiglio nulla, nel senso che ciascun genitore sa cosa è meglio per i propri figli. È chiaro che se si manda un figlio in accademia con la speranza che poi diventi un professionista a tutti i costi, direi di lasciar perdere, perché questa garanzia non la dà nessuna accademia. Resta il fatto che comunque stare lontani da casa è un impegno sia mentale che emotivo che economico, quindi se si può fare e soprattutto se si può fare senza rinunciare a, mi ripeto, per un argomento che mi sta molto a cuore, senza rinunciare allo studio, quindi all'arricchimento culturale, allora ben venga. Però i punti fondamentali per i quali io alla fine ho appoggiato questa scelta che hai fatto, più che altro l'inizio di questo percorso, è stato la consapevolezza che tu potessi portarle avanti tutti e due. Quindi il consiglio, non darei consiglio, però dire di valutare attentamente tutti i pro e tutti i contro, soprattutto eliminando completamente come obiettivo la professione finale, perché non lo garantisce nessuna accademia. Quindi l'importanza della scuola normale, quindi non la scuola di danza ma il liceo,
quanto è importante. Sono ripetitiva, lo dico sempre, l'ho sempre detto, sono stata anche, quando poi tu sei diventata una professionista, sono stata anche alcune volte, tra virgolette, criticata come se mi fossi smentita, perché mi è stato detto, ah, tu hai sempre detto che per te l'unica cosa importante Lo era lo studio. studio, e poi alla fine tua figlia è diventata una ballerina professionista. Allora, fermo restando che io l'obiettivo di tutti i genitori è vedere figli felici, quindi nel momento in cui mi sono resa conto che tu senza la danza non eri felice nonostante gli ottimi risultati a scuola, è chiaro che sarei stata una madre degenerata se ti avessi impedito di proseguire. E poi soprattutto una cosa non esclude l'altra, cioè non ho smentito me stessa, io semplicemente ho assecondato la tua inclinazione, ti ho appoggiata perché con grande sorpresa, devo dire, grande orgoglio, mi permetto di dire, anche se sono tua madre, lo posso dire, perché hai ricevuto anche dei complimenti da persone completamente sconosciute, come i tuoi professori di liceo e tutti quelli che hanno curato il tuo percorso scolastico. Sei stata veramente molto molto brava, e quindi non mi sono assolutamente Smentita, contraddetta, contraddetta. smentita. Sì. Sì, il fatto che molto spesso i ragazzi vedono i genitori come delle figure, chiaramente di autorità, che gli vogliono magari negare di studiare magari in accademia lontani da casa, perché spesso i genitori pensano che appunto studiare sia più importante che la danza, che ballare. Però secondo me, come ha detto prima mia mamma, cioè i vostri genitori vi potranno consigliare, vi potranno appoggiare nella vostra scelta di diventare ballerini, però considerate che se loro vi dicono di continuare a studiare e di farlo bene, lo fanno per voi, perché appunto, come dicevamo prima, entrare in un'accademia non vi dà la sicurezza 100% di diventare professionisti, quindi il nostro consiglio è quello sempre di tenere in mente che dovete continuare a studiare, perché mi sono laureata, però dico non è indispensabile. Perché adesso sono professionista, però se magari riceverete un contratto di lavoro presso una compagnia, è sempre importante avere sempre un piano B, a Ma parere poi posso nostro. aggiungere anche un'altra cosa, anche chi è professionista non ha nessuna garanzia, cioè anche chi ha già un contratto di lavoro ha nessuna garanzia, perché per esempio durante il Covid, cioè il periodo in cui tu hai deciso di iniziare a studiare per l'università, ti sei resa conto che era talmente aleatoria quel momento, e vi è stato anche detto che rischiavate proprio Di perdere il di perdere il contratto. contratto, che avere comunque la possibilità, ma a prescindere dal lavoro, comunque di coltivare lo studio, la conoscenza, è sempre una cosa che a prescindere da tutto va fatto. Sì. Ecco, questo per chi fa palestra, chi fa piscina, chi fa tennis, ecco. Ok, lo sport, ok, il movimento, la danza, qualunque cosa essa sia, però io credo che sia essenziale per costruire una società proprio di persone preparate, Colte. colte, anche per cercare di capire tutto quello che succede intorno a noi, è Certo. essenziale avere in mano gli strumenti appunto per poter decifrare tutto quanto in maniera anche critica, cosa Sì. che soltanto un percorso di studi valido può dare. Anche perché le persone pensano spesso che un ballerino sia soltanto un esecutore, cioè una persona che lavora col suo corpo e basta, ma in realtà vi assicuro che tutto parte dalla testa. E se si ha una testa che lavora, si può fare la differenza anche nel mondo della danza, perché i ballerini intelligenti sono quelli che tu vedi che ragionano con la testa e sono quelle persone che veramente verranno tanto nel loro lavoro. Siamo circa 80 ballerini nella mia compagnia e penso che almeno un 10%, se non un 15%, fa l'università o comunque studia. Perché a volte studiare è anche un bisogno, cioè il fatto appunto di aggiornarsi sempre, di essere sempre costantemente al pari, diciamo, con quello che succede nel mondo. E poi un'altra cosa molto importante è che appunto avere un contratto di lavoro quando si finisce l'accademia non ti dà la sicurezza che quel contratto sia per sempre, perché spesso in Italia poi per no, non ne parliamo, cioè sono contratti mensili, all'estero a volte sono di anno in anno e poi non è sicuro che vengano rinnovati, quindi è un lavoro molto molto instabile, non si ha mai la certezza che sia per sempre e anche se si riesce ad avere un contratto per molti anni, comunque la carriera di un ballerino a 35-40 anni finisce e quindi se poi dopo non si vuole fare l'insegnante o continuare in questo mondo, secondo me è anche interessante avere qualcos'altro, un'altra passione, così che poi si possa letteralmente cambiare vita una volta che si finisce di fare il danzatore e lavorare completamente in un ambito diverso. Adesso parliamo di un argomento molto interessante secondo me, ovvero dal punto di vista economico, cioè il supporto che mi avete dato voi come genitori e che cosa devono aspettarsi questi genitori che vogliono mandare i figli in accademia una volta che si parla di soldi. Vabbè, il supporto penso che sia, non
vale per tutti i genitori nei confronti dei figli, qualunque sia l'attività che questi figli svolgono, può essere una palestra, può essere una piscina, può essere qualunque cosa. Cioè io, è un impegno economico che abbiamo sostenuto proprio per evitare che tu stessi semplicemente sui libri e per farti fare qualcosa, ovviamente, come ho detto prima, per Sì, muoverti, questo ecco. all'inizio, però io mi riferisco quando ero in accademia, cioè comunque avete speso molti Quando ero in soldi. accademia abbiamo speso soldi anche, abbiamo pagato la retta perché tutto è proporzionato ovviamente al reddito. So che Certo. esistono anche delle borse di studio per chi presenta ovviamente una dichiarazione dei redditi non sufficiente, quindi la possibilità comunque di iniziare questo percorso in accademia c'è per tutti, ovviamente ragazzi che superano l'audizione. E poi l'altra spesa che abbiamo sostenuto, considerando che eri minorenne, è stata quella del convitto, dove però che abbiamo trovato comunque una soluzione ottimale, sia dal punto di vista logistico perché era molto vicino all'accademia, sia dal punto di vista della sicurezza perché comunque monitoravano le entrate e le uscite per una ragazzina di 15 anni a Milano, comunque importante, e anche perché lì c'era il liceo classico statale che hai potuto frequentare, quindi è stata una soluzione per te sicuramente ideale, anche se non era. Non era, diciamo, congeniale dal punto di vista dell'alimentazione, però in un bilancio di pro e contro sicuramente sono Certo. stati migliori, apprezzabili gli aspetti Sì. positivi. Sì, perché io chiaramente ero già vegana quando ero in convitto e lì abbiamo dovuto pagare la retta normale come tutti gli altri ragazzi e in Esatto. più io dovevo comprarmi le mie Tutto cose, i miei secondi, latte, a vegani, però parte. vabbè. Ok. Una cosa che posso dire è che chiaramente studiare danza costa perché anche se pensiamo soltanto alle punte, cioè costano 70 euro a paio e spesso in periodi intensi se ne vanno via un paio alla settimana, quindi non posso negare che anche quando non ero a Milano comunque mi pagavate la retta a scuola, tutti i costumi per i saggi, le punte. Però chiaramente spesso si possono trovare borse di studio e poi se si ha questa passione, secondo me è una cosa che cioè, Poi che vale la pena fare. alla fine secondo me, io vedo tante ragazze che magari spendono soldi nell'ultimo modello di cellulare che costa 600 euro e Certo. poi magari non si possono comprare le punte, quindi alla fine è Certo. tutta una questione di scelta, anche chi non ha magari grandissime possibilità, magari rinuncia a fare shopping ogni settimana, a comprarsi la borsa firmata, Certo. si compra l'abbigliamento, voglio I body dire, di il body danza. appunto, fa delle scelte Sì. in base al budget che ha, sicuramente se un ragazzo hanno talento, non è certamente il problema economico che lo fermerà, lo Certo. E poi escludo. penso anche che la danza classica dia una disciplina che pochissime altre attività danno. E quindi il ragazzo fin da quando è piccolo deve imparare a gestire i propri soldi e sapere, ok, siccome devo comprarmi le punte, non posso chiedere ai miei genitori troppi soldi, questo mese rinuncerò a comprarmi magari una borsa perché so che mi devo comprare le punte che mi servono. Quindi E tu l'hai sempre fatto è anche questo? una questione di responsabilità, di E di essere rispetto determinati, di verso i soldi, rispetto per i genitori. Come avresti reagito se non fossi riuscita ad ottenere un posto di lavoro, visto tutti i soldi che avete speso? E anche i sacrifici, il fatto di avermi lontana a Milano per 3 anni. mi sarebbe dispiaciuto, ma più che altro per te, perché l'impegno alla fine ce l'hai messo tu, e quindi chiaramente sarebbe stata una delusione per te. Tutto quello che è una delusione per te, un dispiacere per te, ovviamente lo è anche per noi. Però dopo quel momento iniziale, sicuramente mi sarei subito messa davanti alla realtà. La realtà è che la verità è che tu, qualunque cosa intraprenda, comunque la fai bene, ci metti tutto, ci metti la tua intelligenza, la tua passione, il tuo tempo, e quindi avresti immediatamente trovato un altro canale per poter dimostrare tutte le tue capacità, ci avresti messo sicuramente lo stesso impegno. Quindi Okay. sicuramente è delusione iniziale, però dopo l'avremmo subito archiviato, ecco. Certo, perché comunque per dei genitori che non sono nell'ambito della danza, spendere così tanti soldi, comunque supportare una figlia che vuole veramente entrare in questo mondo, magari può essere spaventosa all'inizio, può dare un po' di timore. A maggior ragione se si pensa che non sempre si riesce a raggiungere l'obiettivo di diventare professionisti, però appunto come dicevi tu, non bisogna focalizzarsi sul diventare professionisti, ma secondo me anche sul prendere il massimo dall'esperienza, sul godersi l'esperienza e vederla un po' più come un'esperienza di crescita, un'opportunità di crescita in quanto persona. E poi se andrà bene, bene, altrimenti chiaramente un'accademia ti dà una formazione in quanto persona, maggior ragione se tu anche studi, che poi qualsiasi cosa fare nel futuro
avrei sempre una marcia in più perché sarei disciplinato, sarei preciso, avrei una formazione che veramente poche altre realtà ti riescono a dare. Ultima domanda, come ti senti adesso che ho realizzato il mio sogno, che sono una ballerina? Adesso sono felice perché quando ti vedo danzare ovviamente sono felice e ti ho sempre detto, anche scritto, quelle pochissime volte in cui scrivo qualcosa su Facebook su di te, che ogni volta che ti vedo entrare sul palco mi rendo conto che quella è veramente l'unica cosa che ti rende felice. Spero che continui così per più tempo possibile. E questo è l'augurio più grande che io ti possa fare, ma nella consapevolezza che nel momento in cui tu non lo potrai più fare o perché raggiungerai un'età per la quale non è più consigliato continuare a ballare o perché ti appassionerai di un'altra cosa, avrei comunque lascerei alle spalle comunque un periodo molto bello per te, molto bello per noi, per intraprenderne un altro che sicuramente sarà altrettanto bello, ecco, per te. Ok, le domande sono finite. Se avete altre domande fatemele sapere nei commenti. Purtroppo mamma sarà qua fino a domenica per ripartire per Palermo, quindi non potremo fare un altro video presto. Ma se raccoglierò abbastanza domande ne potremo fare un altro magari a gennaio quando vi tornerò a Palermo per le vacanze. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sarà stato utile. Fatemi sapere appunto nei commenti le vostre opinioni. Io ringrazio mamma per aver partecipato. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e soprattutto con un pollice in su. Noi ci vediamo sabato con un nuovo vlog e buona serata, buona giornata, un abbraccio a tutti, ciao!